La parasha di Shabbat è prossimo, è la parasha di Vayakhel, che inizia Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israel vayomer aleihem, e Moshe radunò tutto il popolo di Israele dicendo a loro, eccetera, eccetera. Subito abbiamo l'ordine di osservare lo Shabbat, che era già stato definito nella Torah fin dalla creazione del mondo e ripetuto sia nel Decalogo che anche in altre occasioni. Subito qui, dopo la mitzvah dello Shabbat, si parla della costruzione del santuario. Il testo ci ha voluto diffidare quindi dall'effettuare i lavori di costruzione durante lo Shabbat, e questo è il motivo per cui sono collegati lo Shabbat con la costruzione del Mishkan. Quindi la costruzione del santuario impedisce nel giorno di Shabbat tutte quelle che sono le melachot, che sono appunto menzionate per la costruzione del Mishkan stesso. Quindi i due comandamenti fondamentali di questa parasha sono lo Shabbat e la costruzione del santuario. Nello Shabbat abbiamo due mitzvot fondamentali, quella del Zachoret Yom HaShabbat Lekadesho e quella del Shamoret Yom HaShabbat Lekadesho, che significano rispettivamente l'obbligo di ricordare lo Shabbat, ricordarlo in modo positivo, facendo soprattutto il Kiddush, l'Avdalah, accendendo le candeline dello Shabbat, e quella dello Shamor, che si riferisce appunto all'astensione dalle 39 categorie di Melachot, che sono lavori proibiti di Shabbat. Insieme a questi, i nostri Rabbanim hanno disposto altre due mitzvot, Miderabbanan, quella di onorare lo Shabbat, soprattutto nell'indossare abiti pregiati e puliti, lavarsi con acqua prima dello Shabbat e accogliere lo Shabbat come una regina, con la Kabbalah Shabbat. E poi abbiamo anche l'Oneg dello Shabbat, cioè la delizia dello Shabbat, e questo si riferisce a tutto ciò che riguarda per esempio la tavola, ai cibi prelibati, all'avere anche rapporti coniugali e anche qui nell'accendere le candeline dello Shabbat. Il fatto che l'ordine di osservare lo Shabbat venne dato appena prima di quello di costruire il santuario è la base esegetica alla quale i nostri Rabbanim si appoggiano per determinare quali siano i lavori proibiti di Shabbat, visto che la Torah non li indica chiaramente. I lavori che sappiamo per la costruzione del Mishkan sono 39 melachot. Le opere umane, se volte al bene, indicato dalla Torah, fanno dell'uomo un socio di Dio nell'opera della creazione. Quale opera può essere quindi più elevata del costruire una dimora divina, cioè il Mishkan? La costruzione è l'emulazione umana della creazione del mondo. I lavori con i quali è stato fatto il Mishkan sono gli stessi con cui Dio ha creato il mondo, fatto le dovute proporzioni. Quindi, quando l'ebreo osserva lo Shabbat, si astiene dai lavori con il quale è stato costruito il santuario, in pratica si sta astenendo proprio dai lavori dai quali Dio stesso si è astenuto nel primo Shabbat. Grazie a tutti, Shabbat Shalom.